Sono all'aeroporto di Fiumicino e tra poco mi imbarcherò sul volo Thai Airways con destinazione Thailandia. Dopo un primo viaggio che mi portò a scoprire Bangkok, la provincia di Trat, Chantanaburi, Rayong e l'isola di Koh Samet, sto tornando nel paese dei sorrisi per un bel tour della Thailandia del Nord. Il primo impatto con Bangkok può essere un po' destabilizzante. Fa caldo, è umido e c'è traffico. Però le basta poco per farsi perdonare. La prima tappa la faccio al Wattarun, con le sue guglie colorate, la cui costruzione è iniziata intorno al 1650, in cui si trova un tempio principale insieme ad altri piccoli edifici. Attraversando il Chao Phraya vado al Wat Pho, il monastero buddista più antico della città, dove ha sede la storica scuola di massaggi Thai e dove si trova la gigantesca statua del Buddha reclinato. Vado poi a visitare il Wat Thai Mithin con la statua del Buddha in oro massiccio più grande del mondo. Non si può però lasciare Bangkok senza aver visitato il Palazzo Reale, la cui costruzione iniziò nel 1782. Fu la residenza del re fino al 1946, mentre ora riveste solo un ruolo di rappresentanza. Proprio qui c'è il Tempio del Buddha di Smeraldo. Ma è di notte che la capitale dà il meglio di sé, e a bordo di un tuk-tuk che sfreccia a tutta velocità, vado al mercato notturno per gustarmi un po' di cibo locale e mi perdo tra i colori, i profumi e i sapori di una cucina molto distante dalla nostra, ma allo stesso tempo gustosa. È arrivato il momento di trasferirmi al nord. Arrivo a Chiang Rai e come prima cosa vado ad ammirare il Triangolo d'Oro, il luogo in cui la Thailandia incontra il Laos e la Cambogia. E passo per il tempio Wat Prathat Doi Pukao, uno dei più antichi del paese. Per pranzo vado all'Asa Farmstay, un'azienda agricola in cui si coltiva il riso e in cui inizio mangiando l'insalata di papaya chiamata Som Tam e proseguo con il Khao Soi, una zuppa al curry con latte di cocco e spezie, spaghetti di riso e mais e pezzi di pollo, semplicemente squisito. Ma la cosa che più mi sorprende è il Tempio Bianco, il Wat Rong Kun, la cui costruzione è iniziata solo nel 1997 e in cui il sacro si mescola al profano. Chiang Mai mi accoglie con la pioggia e faccio la sua conoscenza partendo dal Tempio d'Argento, eretto circa 500 anni fa e impreziosito da intarsi in argento e in alluminio. La pioggia smette di scendere e così vado al Wat Che Di Luoyang, un importante tempio dove si trova il più grande ceti di tutta la regione Lan, costruito nel XIV secolo. Mi dirigo poi al villaggio Bosang per assistere alla realizzazione degli ombrelli di carta e legno che da secoli avviene in maniera del tutto artigianale. E vado al monte Doi Siu Tep, dove a quota 1000 metri si trova il Wat Prathat Doi Siu Tep, che secondo la leggenda fu costruito nel luogo in cui si fermò un elefante bianco che portava sul dorso una reliquia del Buddha. Un po' di shopping nel night market e un trekking nel complesso montuoso del Doi Intanon concludono questo mio viaggio thailandese. E dato che non c'è due senza tre, sono sicuro che presto tornerò nuovamente nel paese dei sorrisi.